Andiamo a Carlo, allora Carlo, torniamo a Carlo, c'è una storia divertente, l'abbiamo raccontata mille volte, ma è formidabile. Papà a un certo punto fa un film mitico per il cast soprattutto, perché dopo aver diretto, l'unico regista italiano che ha diretto Orson Welles con Totò, un uomo la bestia del tuo, fa un film che si chiama Mio figlio Nerone, il cast è tornato, Nerone lo fa Sordi, Seneca lo fa Vittorio De Sica, Agrippina lo fa niente meno che Gloria Swanson, che aveva appena fatto Viale del Tramonto, e la giovane Poppea viene scelta un'attrice, scelta da regista, tra l'unico regista di papà che era Fulci, una bella ragazza che arrivò con un fidanzato antipatico che si chiamava Fatim, e lei era Brigitte Bardot. Allora, la sera di Natale andiamo a casa di Gloria Swanson, che era un'attrice americana con i controfiocchi, e siccome non si faceva parlare dietro, aveva preparato dei regali meravigliosi per Carlo e per me. E questi, lei era una signora molto anziana, faceva anche un po' paura, insomma. Norma Desmond, insomma, personaggio di Viale del Tramonto. E ci aveva regalato delle corazze di antichi romani, sono film in costume, con degli elmi, delle piccole daghe. Allora mia madre, tutta contenta, dice a Carlo: Carlo, vai a ringraziare la signora Swanson. E Carlo si mette dietro la mano: Carlo, vai a ringraziare la signora Swanson. Carlo sempre dietro la mano: Carlo, vai a ringraziare la signora Swanson. E Carlo disse la mitica battuta: voglio la Bardot. E poi, insomma, si è capito che Carlo aveva un gusto per le donne notevole, e non a caso nel corso della vita qualche attrice ha scoperto proprio tantissimo. C'è un gusto per le Rebecca tutte e lui non so come fa. Allora io ricordo che vostro papà raccontava che quando appunto incontrò Sordi, e lo incontrò per la strada, perché Sordi era un personaggio anche nella vita, era quel personaggio che poi è stato portato sullo schermo, l'allora produttore, credo che fosse Gualino, gli disse: no, sto film sì, va bene, lo facciamo, ma non con Sordi. E vostro papà gli disse: perché no con Sordi? Ma perché questo è nudo, a un certo punto nel film è nudo, prendiamo uno bello, prendiamo Walter Chiari. Io mi ricordo questa cosa. Questo lo raccontava papà. Il produttore fosse Conti, addirittura, Carlo Conti, che gli faceva schifo Sordi nudo, quindi non avremmo avuto Sordi, sarebbe stato Sordi, sarebbe stato Walter Chiari, che invece faceva benissimo il prete. E lui voleva cercare, perché era come non c'erano i calendari allora, però avrebbe messo su un calendario con Bova, Alessandro Gasman all'inizio. Sì, allora c'è una cosa curiosa che ci raccontava papà, che Totò e Re di Roma è l'unico film che hanno fatto Sordi e Totò insieme, e Totò però faceva l'esaminatore, doveva fare un esame, Totò si trovava davanti a questo che faceva un po' il compagnuccio della parrucchietta, si trovò questo attore che improvvisamente era esilarante, era divertentissimo. Sono stato spiazzato, a un certo punto ho detto papà, che mentre poi alla fine capiva che la giornata ormai questo Sordi aveva preso piede in questa scena, non sapendo che cosa fare, appena Sordi si girava, Totò da dietro gli faceva pum, gli sputava, per cercare di minimizzare, per minimizzare, pum, gli sputava continuamente. Questo è stato il primo rapporto tra Sordi, ma aveva capito. Ed è un peccato che non ci sono stati altri film tra Sordi e Totò, quello è l'unico film in cui Totò e Sordi lavorano insieme. Ma Sordi era ancora quel meraviglioso personaggio che aveva scoperto De Sica, il compagnuccio della parrucchietta. Eh sì, che era di un po' di vita, aveva quanti padri che parlava così. No, tra l'altro, dai ricordi di papà. Sembra un po' che Totò fosse una specie di lama, perché faceva lo stesso dispetto su Quartier Ladri a Fabrizi. Quando sono nella trattoria, e appunto lui è stato appena arrestato da Fabrizi, Totò gli dice sempre: perché io ho la tubercolosi, e gli sputava. Ma gli sputava veramente, pare che Fabrizi fosse incazzatissimo, perché faceva: se me sputa ancora basta, non la faccio uscire. Totò era un personaggio meraviglioso, perché